Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale YouTube. Oggi torniamo con una player review. Infatti, ho testato Jorginho Toti e De Bruyne Toti. Devo dire che sono due giocatori molto forti entrambi, ma uno dei due mi ha colpito veramente tantissimo e secondo me vale veramente la spesa. L'altro un po' meno, anzi, in termini di qualità-prezzo, se ne può fare veramente a meno. Quindi, senza perdere ulteriore tempo, ci andiamo a vedere le clip che ho registrato e poi ci vediamo a fine video con le considerazioni finali. La review parte con le clip di De Bruyne, che ovviamente vi spoilerò, è il giocatore che mi è piaciuto di più. Guardate qui, grazie al suo alto-alto, come arriva a recuperare con raddoppio, un intervento automatico, addirittura in area di rigore la palla. Qui in mezzo al campo si esibisce in un grandissimo doppio recupero, attaccandosi perfettamente all'uomo. Ancora una volta, qui in fase difensiva, guardate come ritorna dopo aver attaccato a recuperare palla e intercettare questo passaggio. Qui ancora con il raddoppio intervento automatico a raccogliere il pallone dai piedi degli avversari. Qui anche a breve vediamo Jorginho sempre con raddoppio esibirsi in un buon recupero, però sempre completato dall'ottimo De Bruyne, che come potete vedere ha anche un buon speed boost. Qua recupera palla in zona offensiva e poi guardate palla al piede quanto questa carta è agile: destra, sinistra, contromovimenti, suola, palla sul destro, tiro che lascia il portiere totalmente immobile. Anche la conclusione di De Bruyne, devo dire, è veramente notevole, ha un tiro spaziale e lo vedremo a brevissimo. Infatti qui ancora una volta gran recupero palla, con la levetta fa correre dove vuole praticamente. Palla attaccata ai piedi, guardate qui dribbling in fascia, suola contro suola, micro movimenti, agilità, controllo palla perfetto. Si libera, va sulla sua mattonella. Tiro a giro che va sotto l'angolino, quindi anche tiro a giro perfetto. Ma voi dovete vedere sto gol, raga. Si fa praticamente tutto il campo sinistro al fulmicotone sotto la traversa. Veramente questo è un gol spettacolare. Qua poi ancora tiro a giro per farvi vedere che insomma è veramente la specialità della casa. Passaggi perfetti, così come sono perfetti i lanci lunghi. Guardate qui che lancione che va a fare con il suo mancino col 5 di piede debole verso Puskas, calibrato alla perfezione. Palla che viene poi depositata in rete dall'attaccante ungherese. Passiamo a vedere invece il buon Jorginho, che onestamente ho trovato inferiore. Lì avete visto come era rimasto passivo e ho dovuto recuperare io palla manualmente selezionandolo, perché altrimenti lui era rimasto molto sulle sue. Qui abbiamo visto il controllo palla sull'esterno, un tentativo timido di speed boost da parte del brasiliano, che però, vi ripeto, secondo me non vale troppo quello che costa ed è molto 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 passivo. Allora ragazzi, quindi dopo averli provati, partiamo da Jorginho, che secondo me è il più problematico. Infatti già vedete che è sperimentale perché ha preso un grandissimo volo. Allora, 1,80 m, che onestamente in game lo vedete perché si sente la sua presenza fisica. 4-4, devo dire, discreto, visto che il piede debole si sente, le skill, magari un tacco-tacco può tornare comodo. Quello che però è il punto dolente immenso di questa carta è questo normale normale, che un po' va a pregiudicare tutto questo popò statistico che si ritrova, perché questo work rate estremamente penalizzante lo fa pascolare in mezzo al campo. Vuol dire che spesso e volentieri rimane passivo anche quando c'è la palla vicina per poterla intercettare, c'è l'uomo vicino e quindi magari non vi si attacca bene nonostante abbia 93 di aggressività, che è un parametro altissimo. Quindi come grosso, grosso, grosso problema che io ci ho trovato è questo. L'ho provato da mediano, l'ho provato da mezzala, insomma un po' in tutti i ruoli del centrocampo e ho sempre riscontrato questa cosa, a differenza di De Bruyne, di cui vi parlerò a breve. Poi, per carità, a livello statistico, insomma, parla abbastanza chiaro il giocatore, comunque è veloce. L'agilità, nonostante quell'85 di equilibrio, vi posso dire che palla al piede con l'analogico si gira molto molto bene, quindi anche per far salire la squadra è prezioso. Magari il tiro, è vero che ha 96 di potenza tiro, 87 di finalizzazione con 85 di tiro dalla distanza, ma ho fatto, come avete visto, delle belle conclusioni anche col timed verde, ma sempre intercettate dal portiere e di tiro a giro in questo caso proprio niente. Passaggi ovviamente top, 99 sia di corto che di lungo, anche se ho trovato meglio il lungo di De Bruyne che il lungo di Jorginho. Poi freddezza 93, intercettazioni 94, un po' è anche penalizzato da quell'80 di lettura difensiva che, unito al normale normale, lo rendono, vi ripeto, un po' allegro in fase difensiva. Quindi, considerato anche quello che è il prezzo, io piuttosto che prendere un Jorginho mi vado a prendere tutta la vita un Renato Sanchez, che costa praticamente meno della metà, alto alto, lo linkate facile con tutti i giocatori meta o comunque più utilizzati di un certo tipo e risparmiate anche tutta una serie di crediti. Quindi Jorginho
mi sento di dire che non vale assolutamente la spesa. Cosa che invece cambia radicalmente quando ci troviamo a parlare di De Bruyne, che è una delle cose più rotte che io abbia mai avuto tra le mie mani, ok? Perché alto alto, l'avete visto, era in attacco così come in difesa, anzi senza istruzioni particolari si abbassava pure praticamente tre difensori per cercare di recuperare il pallone. 4 di skill come Jorginho che fanno comodo, un 5 piede debole da favola, da fuori di testa, sia per quanto riguarda i passaggi ma soprattutto per le conclusioni con il mancino. Anche per lui 1,81 m, in game lo sentite perché è bello bello spesso, è bello piazzato, infatti c'ha anche un ottimo 87 di equilibrio che lo fa reggere. Qui paradossalmente a livello di agilità siamo quasi un pelino peggio di Jorginho, ma si gira molto meno questo De Bruyne, sembra avere il baricentro più basso ed è veramente una trottola quando lo muovete con l'analogico. L'ho provato da mediano, da mezzala, ma soprattutto da COC, dove ha fatto praticamente il devasto, però anche da mediano difendeva perfettamente, mi ricordava tantissimo il Tots dell'anno scorso che faceva entrambe le fasi veramente bene. Infatti il Toti era più un COC meno un giocatore difensivo, questo è veramente un giocatore totale. Speed boost della Madonna, un tiro che avete visto spaziale, sia tiri di potenza che tiri a giro, qualcosa di clamoroso. Passaggi 99 e 98, anche qui insomma non mi ci soffermerei più di tanto. Qua abbiamo anche più lettura difensiva infatti di Jorginho, magari meno di intercettazione, però vi assicuro che De Bruyne fa assolutamente il suo. 99 di resistenza, ve lo portate dietro fino al 180esimo, pure se si bugga la partita lui continua a correre. 84 di forza e 87 di aggressività sono ottimi, si attacca bene all'uomo, interventi automatici, quindi veramente il centrocampista dei sogni. È vero che costa 2 milioni e dispari, però sinceramente non è neanche un prezzo così elevato, considerando che magari sullo stesso range ci sono Zidane eccetera eccetera, che però diffondono molto peggio di questo De Bruyne e attaccano anche peggio, quindi io veramente ve lo straconsiglio e alla fine linka anche discretamente bene essendo di Premier League, penalizzato un po' dal fatto che è belga, però con tutte le carte che usciranno per me ci sta di brutto. Lui veramente promosso voto 10 e lode con menzione della commissione. Jorginho invece mi sento di dargli un 7, così di stima, che viene penalizzato, vi ripeto, tantissimo da questo work rate e dal rapporto qualità-prezzo, nonché dalle alternative. Ragazzi, per questa review è tutto, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questi giocatori. Io, vi ripeto, sono rimasto parecchio deluso da Jorginho, me l'aspettavo molto più forte, mentre De Bruyne è un giocatore assolutamente definitivo, veramente vale ogni singolo credito. In descrizione vi ricordo tutti i link di riferimento, in particolare quello della piattaforma Viola dove sono live ogni giorno. A me non resta altro che augurarvi una buona giornata, un saluto al vostro Liberoschi, ciao!